Bella regà, qua è Savage che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Oggi car to car, ragazzi, passeremo le modifiche da un veicolo all'altro. Requisiti, un amico che ci dà una mano, abbonamento LS Auto Raduno. Dovremmo buggarci, ragazzi, in questo punto dall'arena e dovremmo avere il veicolo da cui prendere le modifiche dove ci pare e il veicolo che vogliamo moddare altrettanto. Quindi richiediamo, ragazzi, il veicolo da cui prendere le modifiche e lo teniamo dentro LS Auto Raduno. Quindi a questo punto, con un veicolo speciale del civile o con il teletrasporto, regà, andiamo dall'arena. Io userò il teletrasporto. Una volta che siamo qua all'arena, andiamo dalla biglietteria. Una volta che siamo, ragazzi, dalla biglietteria, che si trova in questo punto della mappa, ce n'è vari, non potete sbagliare, raga. Cliccate freccia destra e in questa schermata dove c'è scritto area spettatori dell'arena dovremo farci mandare un invito nel titano dal nostro amico che sta in lobby con noi. Una volta che siamo nella prima allerta, gli diciamo di quittare l'attività. Una volta che il nostro amico quitta l'attività, accettiamo il primo messaggio. E quando sentiamo il terzo boom, ragazzi, sul secondo messaggio, accettiamo anche il secondo messaggio. A questo punto, se avete fatto tutto correttamente, spawnerete in lobby senza minimappa e senza nulla. Quindi a questo punto gli diciamo al nostro amico di entrare dentro LS Auto Raduno e di invitarci, ragazzi. Intanto voglio informarvi che oggi pomeriggio faccio uscire il video dove vi spiego come iscrivervi per fare il sorteggio dell'account di 3K. Perdonatemi se non l'ho fatto prima, ragazzi, ma ho avuto da fare un po' di robe. Quindi a questo punto, una volta che il nostro amico è dentro LS Auto Raduno, ci invita all'interno. Occhio, raga, perché non arriverà la notifica a schermo, ma effettivamente ci arriverà la notifica nel telefono. Ascoltate bene il beep. Accettiamo l'invito e una volta che siamo all'interno di LS Auto Raduno, raga, andiamo a controllare se c'è ancora il nostro veicolo dove l'avevamo lasciato. Gli diciamo al nostro amico di invitarci poi nello sprint, ma prima di fare questo, raga, io vi consiglio di salire sul veicolo e fare una modifica. Alcune persone dicono che funziona lo stesso, è vero, ma secondo me, raga, se fate la modifica il glitch funziona meglio, non vi costa nulla, perdete 5 secondi contati. Quindi a questo punto gli dite al vostro amico di invitarvi nella gara sprint, raga, che si fa tramite il menu interazione, andate su Auto Raduno sprint. Una volta che il nostro amico ci ha invitato nello sprint, accettiamo il messaggio e quando in basso a destra partirà il countdown per la gara sprint, noi cosa dobbiamo fare? Aprire semplicemente il nostro telefono, raga, e chiamarci il meccanico. Una volta che poi abbiamo chiamato il meccanico, dovremo stare col menu del meccanico aperto, ragazzi, non dovete chiuderlo per nessun motivo. A questo punto, una volta che siamo in questa situazione, aspettiamo che finisce il countdown, quindi che parte la gara sprint, ragazzi. Quindi, ragazzi, a questo punto, una volta che abbiamo avviato lo sprint, semplicemente una volta che c'è il go, clicchiamo una volta AOX, andate a cercarvi il veicolo che volete moddare. Prima vi fate un respawn tenendo schiacciato Y o triangolo, ragazzi, e una volta che vi siete cercati il veicolo, che l'avete trovato, l'importante è che non chiudete mai il menu, ragazzi, se no dovete riniziare tutto da capo. Dovete andare in questa posizione dove sto andando io. Una volta che siamo arrivati in questa posizione, ci buttiamo in acqua, regà, e quando abbiamo la schermata nera, clicchiamo due volte A o X. Non di più, raga, perché sennò si sbugga il glitch. A questo punto saremo da quest'altra sponda e rifacciamo la stessa identica cosa, ma da questo punto ci buttiamo, clicchiamo due volte A o X nella schermata bianca e nera. Saremo in una schermata nera infinita. A questo punto dobbiamo partecipare da qualcuno che sta in mira diversa, quindi o Anawak, raga, se funziona, o un amico che sta in mira differente. Accettiamo la prima allerta, rifiutiamo la seconda allerta dell'amico
Samira. Accettiamo questo errore e sbadabam, regà, avremmo moddato il veicolo nuovo. Guardate che bomba che è venuto. Allora ragazzi, sono rimasto malissimo perché acceleravo e sto coso stava fermo. Non va niente. Quindi, per salvare il veicolo, cosa dobbiamo fare? Ci mettiamo qua, raga, dalla Serranna per entrare da LS o da qualsiasi altra parte, tipo lo Santos Custom, ragazzi. Avviamo un'attività di quelle che abbiamo in mappa, se avete opzioni con le mappa attivo, oppure gli dite al vostro amico di cambiare lobby, quittare la lobby, e voi potrete entrare all'interno di LS. Quindi a questo punto, una volta all'interno di LS Autoraduno, raga, schiacciate la freccia destra, sinistra, non ricordo, e andate a fare una modifica. Facendo una modifica al veicolo l'avremmo salvato. Guardate che bomba, ragazzi, c'ha un po' di modifiche carine. Sono andato a vedere, questo veicolo tiene la livrea quella del taxi, che potremmo sbloccare facendo 50 corse con il taxi, ragazzi. Quindi che dire, a sto punto lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavik se il video vi è piaciuto, iscrivetevi a Telegram, a Instagram, dove posto la mia vita privata, ragazzi, e alla prossima, sbada bam!